siamo qui in studio e siamo arrivati alla rubrica Arte e Mestieri e non solo di Maria Antonietta Schiavina con il suo ospite d'eccezione, perché veramente complimenti a Massimiliano Mettini, chef. Buonasera a tutti e a due. Pronto? Ci siamo? Pronto? Siamo. Eccoci qua, siamo. Abbiamo annunciato la buonasera a Massimiliano Mettini, grande chef, e buonasera, buonasera a Maria Antonietta Schiavina. Prego Maria Antonietta. Allora, non solo è un grande chef, ma anche un grande personaggio. Grande personaggio, veramente. Simpaticissimo, perché lui non fa soltanto da mangiare, lui recita facendo da mangiare. I suoi cooking sono incredibili. E poi è anche il cantante di gospel. Non lo volevo dire, aspettavo Maria Antonietta, perché io sono Maria... Ma la tua rubrica è emozionante come sempre, lascio a te sempre la parola, prego Maria Antonietta. Sì. E poi una cosa che vorrei dire subito, lui è stato dal 2017 al 2019 chef ufficiale dell'associazione Tota Pulcra in Vaticano, presieduto da Monsignor Jean-Marie Germain, perfetto coadiutore della Basilica Papale di San Pietro, per cui ha cucinato per il Vaticano, che è una cosa, insomma, non è da tutti. L'ultima domanda sarà la mia, prego Maria Antonietta. Ma il curriculum di Massimiliano è talmente lungo che ci vorrebbe una giornata per raccontarlo, però la cosa che mi piace di lui è che questa passione per la... Intanto Massimiliano è toscano, questa passione per la cucina... Orgogliosamente toscano. Questa passione per la cucina gli viene praticamente dai suoi nonni, dalla sua mamma, dalla sua famiglia, dove lui bambino, già a 3 anni, sentiva quell'odore, no? L'odore di mare, perché c'era il pesce, i ricci, il suo mare di Piombino, insomma il nonno che andava a pescare, che facevano da mangiare, la nonna, poi c'erano i fagiani, i cinghiali, i caprioli, insomma per lui praticamente la scuola di vita è iniziata così, no? Cosa poteva diventare Massimiliano se non uno chef? Massimiliano? Guarda, sono contento che lo dici, perché per me le radici sono veramente importanti. Oggi anch'io ho i social, in questo mondo di social, insomma anche un po' superficiale, perché le persone si fanno conoscere tramite social ma non vai a fondo. Certo. Per me sono molto importanti invece le radici. E io da lì parto in tutto quello che faccio. Non bisogna mai, io dico sempre agli allievi, agli amici, a chi mi ascolta, di non dimenticarsi mai da dove si viene, mai. Anche se uno fa tanti soldi e tanto successo, non te lo devi mai dimenticare, perché io sono nato a Piombino, che è un paesino di 40.000 abitanti, bellissimo sul mare, e che appunto invito le persone ad andare, e da lì vengo, non me lo potrò mai dimenticare. Infatti adesso io sto a Roma, però da tanti anni, però quando vengo è sempre un tuffo al cuore, un ricordo di un altro, e quindi è importante questo. E così come la cucina. La cucina è nata lì per me, nelle mie radici. Tu nella tua cucina ci metti anche della poesia, perché insomma io ti ho visto cucinare e devo dire che veramente fai le cose con un... dai sempre un tocco di raffinatezza, di poesia, mentre parli, mentre racconti quello che fai, no? Sembra quasi di essere in un teatro e di ascoltare un attore che sta raccontando quello che fa da mangiare. Entro in gamba tesa, Massimiliano, ringrazio ancora Maria Antonietta per averci inviato le foto, ti stiamo ammirando in live qua in diretta con le tue creazioni e complimenti. Io sempre all'ultimo avrò la mia domanda, la mia curiosità. Prego. No, io devo dire che devo svelare questo segreto. Io ho fatto 20 anni attore di cinema, musical, teatro.
e per quello mi sono trasferito a Roma, perché ho vinto una borsa di studio a Cinecittà data da Costanzo e Veltroni, per cui ho fatto tanto teatro. Il mio nonno era regista di operette, la mia cugina è cantante Lilia Internazionale, il mio babbo esatto, è bravissima tra l'altro, vi la saluto, e quindi mio papà suonava con Riccardo Fogli, quindi siamo un po' una famiglia d'artisti, e ti dico che il teatro per me mi ha insegnato tutto, le regole, la disciplina, e quindi il mondo del teatro è un mondo meraviglioso. Quello che io ho fatto, mi sono, diciamo, detto stop alla televisione, che amo fino a un certo punto, perché quando hanno mischiato poi questi talent, questi grandi fratelli, con l'arte vera che è il teatro, certo, diciamo il sacrificio, io ho detto basta, mi sono tagliato i capelli, avevo capelli lunghissimi, sembravo Gesù. Infatti, ho visto delle foto bellissime di te, ho visto veramente delle foto belle. E quindi ho unito la cucina, che è una passione estrema che io ho sempre avuto, ti ripeto, come leggi anche nel mio curriculum, da piccolo, al, diciamo, il teatro, alla televisione. Quindi, unendo questi due mondi, è venuto fuori questo lato mio, forse un po' unico, e è bello, perché comunque sennò che pizza, tutte le stesse cose in televisione, negli show cooking. Io canto, anche ai matrimoni devi sapere che io faccio con professionalità il mio mestiere, arrivo alla parte dei dolci che io non curo, o meglio, la curo insieme alla mia pasticcera. Io non sono pasticcere, so fare dei dolci, delle cose, ma non sono pasticcere professionista, perché è un mestiere diverso. Perché il pasticcere è un mestiere, e lo chef un altro. Poi ci sono anche chef che fanno anche pasticceria, però ho scelto la cucina. Quando io appunto finisco la parte che la mia, diciamo, di tutto il buffet, diciamo del servito, e subentra la mia pasticcera, che non vuole nessuno in cucina se non in casi estremi, a quel punto io esco, ballo il reggaeton con gli sposi, canto. Non avete idea, c'ho anche dei video che poi ti manderò. Per cui la gente impazzisce, è vero. Perché io sono me stesso, sempre e comunque. Però tu potresti fare, inventarti uno spettacolo teatrale dove c'è anche la cucina, dove c'è la musica, diventerebbe una cosa unica, no? Con la tua fantasia, con la tua, capisci? Perché la fantasia non ti manca. L'arte non ti manca, e poi sei veramente simpaticissima, per cui riesci comunque ad avere un carisma dovunque, e riesci soprattutto a non tirartela molto, no? Perché sei molto brava. È assurdo tirartela, anche perché c'è gente più brava di me, meno di brava di me, tutti sanno fare, c'è spazio per tutti, quindi ognuno deve essere se stesso con sempre l'umiltà. Questa è una cosa che mi ha insegnato il mio grande maestro di cucina, che è Antonello Migliore, della cucina appunto del Gambero Rosso, perché sono diplomato Gambero Rosso, e devo dire che è la verità. L'umiltà nella vita in generale serve, cioè è fondamentale, perché se te non sei una persona umile non arrivi da nessuna parte. Puoi avere tutti i soldi che vuoi. Guarda, io l'ho visto con tante persone che hanno pure 3 stelle Michelin, ma che purtroppo a livello umano non... E io voglio arrivare alla gente, voglio che la gente mi voglia bene a me, ma soprattutto a quello che faccio, sia passioni e ovviamente cucini con amore, perché ho trovato tante persone che mi hanno detto: ma io non so cucinare, ma è come cantare, tutti sanno cantare se uno gli insegna e si applica. Per cui la cucina deve essere alla portata di tutti, anche i piatti più gourmet ed estremi, alla fine se insegnati, perché poi gli chef non danno i trucchi, e io questa cosa non la sopporto. Perché? Tu fai delle cose complicate, ma anche molto semplici, perché ad esempio fai una pappa al pomodoro, che è una cosa fantastica, no? Perché la semplicità da sempre. E poi, cioè, nel senso, questi chef che non danno i segreti, i trucchi, li trovo assurdi, poi ognuno fa come vuole. Io non ho segreti, perché se io ho delle cose che so fare bene e piacciono a tante persone, è comunque un patrimonio culturale, è enogastronomico di un paese. Per cui più a più persone lo insegni e lo tramandi, e meno muore. Anche i piatti più antichi. È inutile che ci siano libri, ma se non te lo insegnano e non lo tramandi, cioè le ricette di cucina, apri i blog, sono pieni.
Però non è quello che conta, se no non ci sarebbero gli show cooking o le lezioni di cucina. È l'amore e la storia. Io questo insegno, anche la storia del piatto. Perché se un piatto ha una storia, tu la devi raccontare. Certo, devi raccontare, devi metterci anche un po' di poesia, di emozione. Esatto. No? Senti, cosa Alessandro, volevi fare una domanda? Allora, io sì, ho una domanda e poi ho una richiesta. Prima parto con la mia domanda, più curiosità che domanda. Visto che tu hai cucinato per i papi, qual è il papa che ti ha più incuriosito e qual è il papa che ti ha più affascinato, a prescindere che sono tutti magici? Allora, io non ho, specifichiamo questa cosa perché sono molto corretto, io non sono stato lo chef ufficiale del papa. Okay. E non ho cucinato direttamente per il Papa. Perfetto. Io sono stato lo chef ufficiale appunto dell'Associazione Vaticana, per cui ti faccio un esempio, ci sono stati dei grandissimi artisti internazionali, giapponesi piuttosto che italiani, che hanno esposto, per modo di dire, alla Galleria del Vasari, alla Sala del Vasari, a Roma, Cancelleria di Stato Vaticana. Io in quel caso ho servito 450 persone a buffet. Ovviamente ho fatto una conferenza stampa con testate giornalisti internazionali e ho diciamo divulgato il Made in Italy e la promozione e la difesa del Made in Italy nel mondo, perché eravamo in diretta mondiale in tante testate giornalistiche. Detto questo, io adoro e amo follemente il Papa Francesco. Credo che sia il Papa uno dei migliori papi che abbia avuto il mondo. È un amico, è una persona come gli altri, ha aperto a tante cose. E certo, è ovvio che non si può cambiare secoli di storia in 10 anni, ma lui ci sta provando. Per cui mi trovi, non mi piaceva molto il papa di prima. Io sono una persona molto sincera e diretta, e mi fermo qui. Prego Maria Antonietta. Dico solo questo. Grazie. Credo che Papa Francesco ami molto la cucina italiana, la moltissimo cucina latina, per cui potresti benissimo avere dei piatti che vanno dall'Argentina all'Italia, no? Vi do una chicca, questa guarda è una cosa in anteprima per voi: il Papa cucina da solo. Ah sì? Questo è proprio uno scoop. Fantastico. Hai capito? Ma ci credo, perché è una persona così semplice, ci credo. Ed è molto bravo a cucinare. Ci credo benissimo. Entro giusto un secondino, se mi permetti. Allora, qual è il piatto che gli piace di più? Ecco, adesso te la devo dire a questo punto. E qual è quel piatto che è più curioso che si prepara da solo? Perché è fantastico questo. No, guarda, lui ama molto le zuppe, le minestre, perché sai che in Argentina lui cucina molto italiano ma anche argentino. Fantastico. Ma poi alla fine c'è poca differenza di proprio piatti tipici e tradizionali. Esatto, e amo molto il pesce. Meraviglioso. Prego Maria Antonietta. Che bello poter fare un pranzo per il Papa. Comunque senti Massimiliano, io direi che tu dovresti venirci ancora a trovare la terza pagina. Quando magari darci qualche ricetta, qualcosa, insomma, quando raccontarci volete qualcosa, qualche aneddoto, anche perché quest'estate avrai molto da fare negli show cooking all'aperto, così farai molte cose. Sì, però speriamo quando di hai vederci un po' di tempo, senz'altro, quando abbiamo così voglia di parlare di cucina, magari ti chiamiamo, Volentieri, anche perché vi dovrò raccontare, io ho servito anche la regina di Danimarca. E allora e qui lasciamo e ama le beccacce. Oh. Ai. Le cacciagioni. Meraviglioso. Allora Maria Antonietta, abbiamo ancora 4 minuti e poi ho l'ultima curiosità per Massimiliano, prego. Ecco, perché la cucina della principessa del Marco ama le cacciagioni. Per cui da me assolutamente non è vegana, ecco, non è vegana. No, anzi, è molto amica della signora Fendi, perché io ho fatto lo stage proprio quando ho iniziato con il grandissimo Danilo Ciavattini, che saluto, Stella Michelin, e lui è un grande cacciatore come il mio papà, il mio nonno, e quindi cucinava le beccacce e abbiamo servito la regina di Danimarca, quindi è stato bellissimo. Anche Sharon Stone, se vi interessa.
Ah, e a questo punto, caro Massimiliano, ci aggiorniamo dietro le quinte. Certo! E non solo, e non solo. Allora, ancora un minuto per te, Maria Antonietta, e poi l'ultima curiosità per me, prego. Ecco, io direi un minuto, io approfitterei della presenza di Massimiliano per dire che appunto questa cugina che lui ha, soprano, Giuliana Lettini, che adesso è a Tel Aviv, è certo. Un personaggio incredibile che è stato molto sì. Qui in Italia, ha fatto spettacoli stupendi. Il mio sogno sarebbe avere appunto una serata con uno spettacolo con Giuliana Lettini, con Hakan Pilau, che è suo marito, sì. Che è palestinese favoloso. Grande regista. E con Massimiliano che ci fa uno sciocco magari, tante cose, magari, ecco, sarebbe veramente bello. Adesso guarda, a te, Alessandro. Eccomi qua, allora un minuto qui a chiudere. La mia curiosità è quella di chiederti con tutto il cuore, lo dico qui a Maria Antonietta, poi noi ci risentiamo dietro le quinte, di aprire veramente una finestra dedicata e non solo ai piatti del territorio, in questo caso dell'Italia, ma io volevo aprire una rubrica dedicata alla cucina abbinata al cinema. Cioè, poi ci sentiamo dietro le quinte. Questa è un'idea che ho nel cassetto. Non so se ti potrà stuzzicare. Cioè, tutto che nasce da te in questo caso, il piatto X abbinato al film Y. Questo sarà veramente qualcosa bello. Di straordinario. Perché ho in mente, ho nel cassetto una mia idea che poi con Maria Antonietta e con te vi farò avere, e potrebbe essere veramente un sia video che talk, e andrà anche in TV. Quindi attenzione, poi ne parliamo dietro le quinte. Volevo solamente strapparti questa curiosità e questa promessa insieme a Maria Antonietta, perché sei ottimo. Io ho iniziato circa 30 anni fa insieme a un grande chef che poi ti racconterò dietro le quinte, però ho delle cose nel cassetto e in questo caso, guarda caso, il destino mi ritorna incontro e guarda caso ho incontrato a te grazie a Maria Antonietta Schiavino. Ma volentierissimo, anche perché sono un cineasta pazzesco, ho più di 1000 film in casa. Perfetto, come vedi, per cui faremo tutto, grandi tutto cose. Tutto torna. Hai visto? Diamoci appuntamento, faremo grandi cose. Ciao Massimiliano. Grazie a voi e a tutti i telespettatori e ascoltatori. Grazie veramente grazie di cuore a Massimiliano. Grazie, grande artista, grande chef e non solo, grande persona. Grazie ancora a Maria Antonietta Schiavini di essere stata qui con noi, con la sua rubrica Arte e Mestieri e non solo. E grazie veramente di cuore. A presto. Alla prossima. Non è